Ehi, sei quello che va in giro ad aiutare la gente nei dintorni, vero? Che hai? Io sono un argomento veramente noioso. Un corriere, un dottore e un cane cibernetico. Dopo aver sistemato il problema della imminente conquista di New Vegas, dovremmo debuttare al The Tops. Devo parlarti di una cosa, se hai un minuto. Uno di questi giorni, Caesar proverà ad attraversare Hoover Dam e a cacciare via l'RNC dal Mojave. Siamo rimasti coinvolti in qualcosa di importante qua. Diavolo, con il modo in cui hai sistemato Benny, sei praticamente al centro di tutto questo. Lo so che sono con te solo per il viaggio, ma mi ha fatto pensare al passato, a come potrei essere in grado di aiutare. Non sono sempre stato nei seguaci o nell'RNC. Mio padre, pace all'anima sua, era ufficiale in un gruppo denominato Enclave, un resto del governo prebellico americano. Con la memoria corta di questi posti, non molti li ricordano. Ma facevano un sacco di brutte cose. Terrorizzavano le comunità, rapivano le persone. Alla fine, qualcuno li fermò. Io sono nato qualche anno dopo in una base militare sulla costa, una località di nome Navarro. In tanti posti diversi. So solo quello che mi hanno detto. Alcuni di loro furono stroncati dall'RNC e dalla confraternita. Altri andarono ad est. Mia madre non mi ha mai detto cos'era successo a mio padre, ma io e lei andammo verso sud con alcuni altri e ci integrammo nell'RNC. Quando l'RNC scoprì dell'integrazione di personale dell'enclave, continuammo a spostarci ai margini. È uno dei motivi per cui sono finito qui. Dopo che la struttura di comando dell'enclave si sgretolò, fu solo questione di tempo perché Navarro fosse invasa dalle forze dell'RNC. Mia madre e io ce ne andammo con alcuni soldati della vecchia unità di mio padre, la stessa gente con cui sono rimasto in contatto negli anni. Tutti quelli che restarono furono uccisi dall'RNC. Anche alcuni di quelli che erano scappati alla fine furono catturati dalla confraternita d'acciaio. L'enclave fece un sacco di cose brutte, ma a Navarro c'era della brava gente. Brava gente con un sacco d'esperienza. Non molti di loro sono ancora in vita, ma credo che potrebbero contare molto nella lotta contro Caesar. Ottimo! Vorrei che parlassi con quelli che sono rimasti dai vecchi tempi. Non credo di convincerli da solo. Per loro sono ancora un ragazzino. Ma tu sei un elemento fondamentale di quel che sta succedendo qui. Quando parlerai con loro, capiranno quanto è importante tutto questo. Sono rimasto in contatto con loro negli anni, quindi so dove potresti trovarli. Ma dubito che si aprano con te se non vengo anch'io. So che non sono sempre la persona più seria che puoi trovare, ma questo significa molto per me. Grazie. Westside, eh? Sono passato di qui qualche... Non mi colpisci come qualcuno colto dalla sfortuna. Che cosa ti porta nel Westside? Ciao, Arcade. Stai facendo nuovi amici, no? Come mai il bisogno di un gruppo di vecchi veterani come noi? Piombare a bordo di un Vertibird con le pistole che divampano? Non lo faccio da anni, ma mi va bene, ci sto. Niente di questo ha un significato se il resto del gruppo non si presenta, comunque. Oh, e avrai bisogno della mia parte di frase segreta per entrare nel bunker. Navarro. Ah. Tempo fa con un... altro seguace. Judah Krieger è il collante che ci ha tenuti tutti assieme negli anni, e per buoni motivi. Uno che sappia comandare Moreno e Johnson nella stessa unità, senza che qualcuno salti per aria, è un leader incredibile. Krieger era educato e gentile, ma senza calore.
fece sempre del suo meglio per farmi sentire parte del gruppo. Credo che lo facesse per un senso di lealtà verso mio padre. La lealtà è molto importante per Giuda. Non lealtà verso l'enclave e nemmeno verso le idee per cui combatteva, ma verso le persone che servivano con lui. A volte mi chiedo quanto di mio padre vedano in me. Hanno vissuto tanti problemi insieme, ma anche la mia famiglia ci è passata. Sono contento che si siano preoccupati di me in tutti questi anni. Forse un giorno potrò ricambiare il favore. Giorno. Posso fare qualcos'altro per te? Sono interessato, per cui andrò a questa riunione. Passerò le cose a Calamity, per cui parla con lei se viene fuori qualcosa. Oh, avrai bisogno della mia parte di frase segreta per entrare nel bunker. Amici, non dimenticartela. Sì, sì. Sempre stato un tipo difficile da inquadrare. Sembrava che per lui non facesse alcuna differenza lavorare con gli umani o con i cani. Aveva esattamente la stessa mancanza di affetto per entrambi. Un vero Diogene. Non so cosa cercasse quell'uomo. La conoscenza è potere, ma a quale scopo per Henry proprio non saprei. Era il problema che contava per lui, non il suo effetto pratico. Risolveva gli enigmi solo perché esistevano. Sono certo che Henry ha degli obiettivi. Era solo più preoccupato del come, piuttosto che del perché delle cose. Essere nell'enclave non significava molto per lui. Immagino di essere fortunato a far parte dei seguaci. Aiutare la gente come medico è importante, ma con i seguaci è un'altra cosa. Mi sento di stare lavorando per un obiettivo più importante. È più della somma delle opere buone che facciamo. Ottimo tempo per volare. Sono momenti così che mi fanno mancare tutto questo. Ti ha detto tutto di noi, non è vero? Beh, è da un po' che non metto le mani sui comandi di un Vertbird. C'è il rischio che io ci faccia schiantare nel bel mezzo del Lake Mead. Per qualche motivo quel posto sembra attirare i velivoli. Ma se avrò un'altra possibilità di volare, conta su di me. Ci sarò. La mia parte di frase in codice è tesoro. A ore 6. Da quando è morta mia madre, Daisy è stata l'unica donna della mia vita. Era anche l'unica altra donna vicina a mio padre. Gli fece da pilota in più di 10 missioni, compresa l'ultima. Sono sempre stato vicino a Daisy. Ho avuto degli uomini interessanti, ma gli amanti non sono buoni confidenti. Daisy non ha mai avuto figli ed era sempre pronta ad ascoltarmi. Far parte dell'enclave non significava molto per lei. Adorava volare. Le si spezzò il cuore quando fu messa a terra. Per quanto sembri folle, almeno faceva parte di qualcosa. Ok, era qualcosa di, ammettiamolo, piuttosto cattivo, ma era qualcosa. Se nella prima metà della tua vita portavi le truppe dell'enclave in Vertibird, direi che recuperare pezzi di razzi prebellici non regge il confronto. Beh, è quasi il momento, dannazione. Come mai? Ah. Sono stato all'ombra di Reaper per molto tempo e pensavo che alla fine si sarebbe presentato per riunirsi. Adesso mi sta solo prendendo in giro. Pensavo di aver riconosciuto il tizio con te, quindi qual è il motivo di questa riunione? Beh, adesso c'è un'idea interessante. Fare un po' di bene prima che siamo tutti morti e dimenticati. Puoi contare su di me. Oh, e nel caso Arcade si sia dimenticato di dirtelo, c'è bisogno di una frase di sicurezza di 5 parole per entrare nel bunker. La mia parola è vecchi. Appropriata, eh?
Se dovessi nominare una persona che si sentiva stretta nell'enclave, quella sarebbe decisamente Johnson. Odiava quel che faceva l'enclave. Ogni giorno, ogni settimana metteva in discussione gli ordini, sovvertiva gli obiettivi delle missioni, faceva di tutto per servire senza servire. Incredibile che non sia mai stato alla corte marziale. Diceva sempre bene di mio padre. Diceva che gli assomigliavo in molte cose. Chissà. Mi chiedo se lo sarebbe. È inutile, lo so, ma a volte mi chiedo cosa avrebbe voluto che facessi. Forse fare il dottore nel mezzo del Nevada non era esattamente quel che aveva in mente per il suo figliolo. Sembra che mi sia dimenticato di chiudere a chiave la porta. Se sei con l'RNC, esci fuori. Questo posto è mio e non me ne vado. È passato un po' di tempo, Arcade. Allora, qual è lo scopo di tutto questo? Non riesci a trovare dei mercenari più giovani? È giusto? La domanda da $1,000,000 è chi stiamo sistemando esattamente. Non mi dispiacerebbe distruggere alcuni plotoni di soldati dell'RNC con il mio vecchio Laser Gatling. Oh, verrò. Ma a seconda del piano potrei decidere di non fermarmi. Ricordatelo. Arcade deve averti detto che c'è una frase in codice con la quale si può entrare nel bunker. La mia parte è... ricordate. Che hai? Moreno ha preso male la caduta dell'enclave. Non aveva mai discusso un ordine, né aveva mai messo in discussione la legittimità di ciò che faceva. Per lui era una catena ininterrotta, da Washington a Richardson. Quando ce ne andammo da Navarro, ricordo che guardavo Moreno con rispetto. Diceva, date l'addio all'America, ragazzi! Quando abbandonammo l'enclave, quell'amore si consumò. Ora è rimasto solo un vecchio amareggiato. Sono decenni, lo sai. A questo punto è stato fuori dall'enclave per più tempo di quanto c'è stato dentro. La maggior parte della gente sa quando abbandonare una cosa e ricominciare. Moreno no. Felice di vedere che sei arrivato qui senza problemi. Dunque, contro chi ci mettiamo? Quindi questo è il piano. Avremo un problema con Moreno, comunque. A lui non piacerà che aiutiamo l'RNC. Dovrai parlargli. Hai solo questa possibilità. Conosco Moreno. Una volta che ha deciso qualcosa, non c'è modo di fargli cambiare idea. Se la RNC non deve più preoccuparsi. Non sono venuto fino a qui per salvare la fottuta RNC. Io me ne vado. Sto prendendo le mie cose, non vedi? Cosa? Pensi che lo lascerò qui per uno come te? Non credo proprio.
Non posso credere che tu mi abbia davvero convinto a farlo. Bene, ci sto. Ma non aspettarti che non spari se qualche soldato dell'RNC si mette di mezzo. Grazie di quello che hai fatto. Di averli riuniti tutti un'altra volta. Sinceramente, quando Moreno ha iniziato a scattare, non pensavo che ne saremmo venuti fuori tutti interi. Non so ancora come andrà a finire questa storia, ma almeno l'enclave può espiare un po' tutti i danni che ha provocato. Mi sono chiesto come se la passavano Daisy e gli altri per tanto tempo che non ho ancora capito cosa dovrei fare. Voglio dire, non sono come loro. Sono nato a Navarro e mio padre serviva l'enclave insieme a loro, ma io non ne facevo veramente parte. Sembra presunzione da parte mia pensare di potermi unire alla lotta, anche se questa è una causa per cui vale la pena combattere. Perché so che quando inizieranno a combattere alla diga, a Freeside si scatenerà l'inferno. Avranno bisogno di tutti i dottori che trovano. Sinceramente non mi aspettavo di sentirtelo dire. Quando ho parlato con te di Daisy e degli altri, sembravi dare molto valore alla lealtà al passato. Cos'è cambiato da allora? È vero anche quello. Rimetterli insieme deve valere più di me che sparoplasma per tutta la diga. Si torna a Freeside. Devo fare una tappa prima di sistemarmi. Tornerò tra un po'. Grazie ancora del tuo aiuto. Significa molto per me. Non posso credere che aiuterò la RNC. Moreno è un ostinato figlio di puttana, ma è anche più rigido di tutti noi. Sono felice che tu sia riuscito a convincerlo a restare. Dal momento che Whitman sarà con il Vertibird, si è offerta di darti la sua vecchia armatura atomica. Avrai bisogno di un addestramento speciale per usarla correttamente, per cui parla con lei non appena ne avrai la possibilità. L'addestramento potrebbe richiedere diverse ore, per cui tienitelo in mente. Se l'RNC... Apprezzo che tu abbia deciso di tenere Orion nel gruppo. Visto che non avrò bisogno della mia armatura perché la cabina è troppo stretta, dovresti prenderla tu. Mi ci vorrà qualche ora per farti vedere come usarla correttamente. Sì, non deve più preoccuparsi di Caesar, dovrebbe occuparsi di migliorare la vita della gente normale che vive qui. Come ho detto, dovevo andare a fare una cosa. Ecco qua. Apparteneva a mio padre. Pensavo di mettermela a Hoover Dam, ma dopo che mi hai dissuaso dall'andarci, non aveva più senso per me continuare a tenerla. Sono qui a causa tua. Quindi penso che sia tu che la meriti più di chiunque altro. Dovrebbe proteggerti da tutto, meno un arco al plasma. E se hai bisogno di qualcosa, di qualsiasi cosa, sai dove trovarmi. Che hai?